sono buoni forte. Mostaccioli. Il 99% sono quasi convinto che sia proprio napoletana al 100%, però magari mi potete dire no, è nata a Caserta, no, è nata a Benevento, dico così tanto per dire. Ma secondo me è veramente napoletanissima questa ricetta. Ricetta tra l'altro non così complessa da fare, ma cominciamo subito. Metto in un impastatore la farina, lo zucchero. Un pizzico, ma proprio un pizzico di ammoniaca. Il pisto. Ah, che cos'è il pisto? Che in altre ricette l'ho detto. È un mix di spezie, c'è cioè dentro la cannella, noce moscata, garofano, insomma. È profumatissimo, è veramente profumatissimo. Metto all'interno e intanto comincio a far mescolare. Ora ci metto la buccia d'arancia. Ecco, io non lo so se l'ho detto prima, ma questo è proprio un dolce natalizio, si fa solo a Natale. Poi in realtà secondo me qualcuno magari se lo fa anche fuori da quel periodo, però diciamo è proprio tipico di Natale. Aggiungo il burro, burro morbido. Intanto faccio mischiare bene. Io non l'ho detto, ma questo è un impasto che si può fare tranquillamente a mano, eh? Questa volta veramente solo per pura praticità. Allora, una volta che il burro e la farina sono ben intrisi, si vanno ad aggiungere la marmellata di albicocche e la Nutella. E voi direte, ma che c'entra la Nutella? Perché in realtà servirebbe la pasta di nocciole, ma siccome non è così facilissima trovarla e anche farla in casa, non è difficile, ma insomma la Nutella è più facile a comprare, poi rimane e si mangia. E ci si mette la Nutella e si mescola bene. Ora, una volta che è assorbito bene la marmellata, la Nutella o comunque la pasta di nocciole, comincia a inserire l'acqua in un paio di volte. Metto un po' di farina sul piano e ci metto l'impasto. Consistenza, giusto per farvi capire un po' la consistenza è quella di una frolla, è esattamente quella di una frolla. Senza mettere troppa farina sopra, ma sotto mettetela perché sennò si rischia di attaccare, si va a stendere questo impasto all'altezza di circa un centimetro. Stampo a rombo, non avete lo stampo, lo fate col coltello. Comunque la forma tipica è quella del rombo. E si vanno a formare. E si mettono sulla placca. I ritagli ristendeteli, prima ricompattateli come ho fatto io. Poi si ristendono e ovviamente poi gli si dà la stessa dimensione. Però nel frattempo vi faccio vedere che cosa si fa prima di andare in forno. Ora si vanno a pennellare con l'acqua. Ecco, se vi chiedete perché si pennellano con l'acqua, in realtà è una domanda che mi sono fatta anche io. E ovviamente ho chiesto spiegazioni, no, mi piace sapere le cose, perché l'obiettivo è duplice. Uno, da una parte, togliere la farina che c'è sopra e poi per dargli un po' un aspetto un pochino più lucido per ottenere più lucentezza sopra. Queste sono le spiegazioni che hanno dato a me. Ora si va in forno, forno statico a 200 gradi, la cottura siamo tra i 20 e i 25 minuti, insomma, poi quando ritorno indietro vi dirò esattamente quant'è, però il tempo va tra i 20, diciamo i 30 minuti. Lo so che 10 minuti sono tanti, però poi ci sono molte condizioni che creano questa variabilità. 200 gradi forno statico. Allora, cioccolata fondente si mette a bagnomaria e ora si fa sciogliere.
Volete fare più veloci? Microonde, 30 secondi, girate un pochino, poi altri 30 secondi, girate un pochino, vedrete in pochissimo si scioglie, però in questo modo diciamo un pochino più tradizionale, a bagnomaria si scioglie. Va sciolto bene questo cioccolato. Vedete, il cioccolato deve essere ben sciolto e ora si toglie dal fuoco. Allora, ovviamente ora la difficoltà è quella di riuscire a farli precisi e tutto, quindi potete farlo a mano oppure per esempio aiutandovi con una forchetta o due forchette, quindi la cosa migliore è quella di intingerlo da una parte, poi girarlo, lasciare scolare un pochino l'eccesso e poi appoggiarlo su della carta forno. Semplice. Alla fine sembra più complicato di quello che è, però un minimo di attenzione per farli precisi. Io sono una persona sprecisa, quindi. Quindi, poi si gira, si fa scolare un pochino l'eccesso e si mette sulla carta forno. Allora, poi, una volta terminato questo lavoro, vi sconsiglio di metterli in frigorifero, cioè il frigorifero fate prima, però diventa subito immediatamente bianca la cioccolata, a me non piace. Lasciatelo in un luogo fresco e si deve semplicemente compattare la cioccolata sopra. Ah, una cosa importante, vi potrebbe cadere un mostacciolo e io non nascondo niente, vedete questo qui? Questo qui a me è cascato, proprio ha fatto un tuffo carpiato con triplo affidamento e patapang, mi è cascato lì. Mi è dispiaciuto, ma non succede niente. Sono raffreddati, si appiccica un po' la cioccolata, perché è normale che sia così. Ma sono buoni forti, eh. Ma forte tanto. Il cioccolato fondente da copertura bilancia in modo fantastico questo biscotto. E secondo me non c'è bisogno di andare neanche a cioccolate ultra fondenti. Questo è un 50% classico. Buonissimo. Alla prossima.